Positiva, Università di Milano, diritto alla privacy e carriera politica, sui limiti della pretesa di sapere del cittadino. La professoressa Maria Cristina De Cicco e Agostina Latino, per questo invito a essere qua, sono molto contento e vorrei anche scusarmi col professor Sandro Di Mingo perché non sono sicuro che riuscirò a trattenermi a ascoltare interamente il suo intervento. Spero neanche loro sono sicuri, questo è il mio. La ragione per cui io sono qui a questo tavolo risale ad un piccolo saggio che ho scritto qualche anno fa, quasi un divertimento, che si intitolava Il diritto alla verità e la libertà di mentire. Era un piccolo saggio che ho scritto nell'ambito di un progetto di ricerca su verità e politica, un po' infastidito in realtà dalla verità, che è un concetto che per me ha sempre avuto un po' un sapore un po' assolutistico, un po' totalitario. Cioè, se riconosco che la tendenza alla ricerca della conoscenza è un tratto costitutivo della natura umana, l'appello alla verità, la pretesa di verità, in realtà mi fa scattare sempre un po' il campanello d'allarme. Quindi in quel saggio sostenevo la seguente tesi, che poi cercherò invece di articolare meglio nell'intervento di oggi, considerando un caso specifico. La tesi che sostenevo era che non esista un diritto generale alla verità, cioè un diritto di ciascuno nei confronti di tutti gli altri e che abbia per oggetto qualsiasi tipo di verità, ma che esistano solo dei diritti speciali alla verità, che sono speciali in due sensi: sono diritti nei confronti di persone particolari, no, che hanno un obbligo di verità nei nostri confronti, che sono diritti che hanno per oggetto delle verità particolari, quindi non qualsiasi verità. Partendo da quest'idea che quindi il diritto alla verità non sia un diritto generale, ma un diritto speciale con una doppia limitazione, arrivavo a sostenere che addirittura fosse che ci fosse una libertà di mentire per proteggere il proprio diritto alla il proprio diritto a non dire la verità, sulla base dell'idea che la distinzione che spesso si propone tra menzogna ed omissione è una distinzione che all'atto pratico non regge. In concreto, omettere, rifiutarsi di rispondere a una domanda significa rispondere a una domanda, verrà molto spesso, dato il contesto, interpretato dall'interlocutore come un'affermazione di colpa. Quindi l'idea che l'omissione costituisca un'alternativa alla menzogna, in concreto, no, è un'idea che non regge nell'esperienza pratica. Quello che intendo considerare oggi è, facendo un po' quello che è uno dei ruoli principali del filosofo, cioè quello di provocare, di mettere in discussione delle idee spesso date per scontato, è mettere in discussione l'idea che la pretesa dei cittadini di conoscere, no, tutto, quasi tutto, rispetto a chi si candida a ricoprire delle cariche pubbliche o a chi ricopre di fatto delle cariche pubbliche. Cioè, vorrei provare a mettere in discussione l'idea che se una persona ricopre una carica pubblica o si candida a ricoprire una carica pubblica, rinuncia in ampia parte al proprio diritto alla privacy. E vorrei cercare di sostenere che se in parte questo è vero, no, è vero solo in una parte molto limitata, e che in realtà, anzi, bisognerebbe dedicare uno sforzo enorme per proteggere le persone che si candidano a ricoprire cariche pubbliche o che ricoprono cariche pubbliche, a questa pretesa di verità dei cittadini che spesso è infondata e non corrisponde a nessun interesse collettivo, anzi ha degli effetti controproducenti. Quindi il mio intervento, in realtà ci troviamo di fronte a questo problema in parte per gli sviluppi tecnologici di cui abbiamo sentito numerosamente parlare nel corso di questa giornata, e mi viene da dire che, viste le difficoltà a garantire un diritto all'oblio, forse il bloccare l'informazione a monte, cioè evitare che un'informazione venga inserita in questo meccanismo da cui poi pare praticamente impossibile rimuoverla, potrebbe essere una soluzione. Quindi diciamo che il mio intervento tende a legittimare un intervento che agisce a monte, alla fonte, no, rispetto a questo diritto. E in parte il problema con cui mi confronto è un problema che dipende da una sorta di erosione sempre più forte di quella distinzione tra pubblico e privato che un tempo invece aveva un certo valore, in parte perché non esistevano tutte quelle tecnologie che ci consentono di invadere così fortemente la privacy delle persone, spesso con il loro consenso,
ma in parte anche per una cambiata pretesa, no? Cioè diciamo che la distinzione pubblico-privato è stata anche giustamente messa in discussione nei decenni passati per ragioni diverse. Penso allo slogan femminista per cui il personale o il privato è politico. No, secondo me si è passati un po' troppo la linea e forse sarebbe opportuno ritornare, recuperare, magari ridefinendola, questa distinzione tra una dimensione pubblica e una dimensione privata. Quindi parlerò sostanzialmente di diritto all'informazione, di libertà di informare, di diritto alla privacy e in extremis anche alla libertà di mentire per difendere la propria privacy. È rilevante questa cosa perché spesso, volentieri, un po' retoricamente e insinceramente, quando parliamo di casi di cronaca in cui è successo qualcosa, solitamente qualcosa che riguarda la sfera affettiva o sessuale delle persone, no? E si dice, ma no, ma il problema non è, no, quello che è accaduto, il problema è che ha mentito pubblicamente, che ha negato il fatto, no? Quindi c'è quest'idea che chi ricopre una carica pubblica non possa negare neanche un fatto che in realtà il pubblico non aveva forse nessun diritto di conoscere o nessun diritto di sapere. No, quindi in questo senso ancora una volta la libertà di mentire e il diritto alla privacy sono strettamente connessi. Cosa intendo per diritto alla privacy? Per diritto alla privacy intendo un diritto che nella misura in cui esiste limita la libertà delle altre persone di raccogliere, registrare e diffondere informazioni, incluse immagini, che hanno a che fare con delle persone. Quindi il diritto alla privacy riguarda un tipo specifico di informazione, che è l'informazione personale, non riguarda le opinioni impersonali, non riguarda le idee, non riguarda la conoscenza, riguarda dati personali, informazioni che riguardano le persone, i soggetti. La tesi che intendo sostenere è che il diritto alla privacy non sia un diritto fondamentale nel senso della giustificazione, ma sia un diritto al pari del diritto alla proprietà personale, alla proprietà privata, che può essere giustificato come necessario, strumentale al godimento di altri diritti fondamentali, e in particolare come la privacy abbia un ruolo importante nel tutelare il diritto di ogni individuo all'eguaglianza, all'eguale opportunità di perseguire la propria felicità a proprio modo, secondo il proprio progetto di vita, secondo i propri valori. La proprietà personale può essere in parte giustificata partendo da questo diritto e allo stesso, secondo me, vale per il diritto alla privacy. Il problema è poi sostanzialmente quello già denunciato da John Stuart Mill nel saggio sulla libertà, cioè quello di tentare di difendere l'individuo da quelle forme di pressioni che derivano dall'opinione pubblica, no? Dal giudizio della maggioranza, quindi tutelare e proteggere il diritto dell'individuo di vivere la propria vita a modo proprio, senza incorrere in dei costi ingiustificati, che l'interesse collettivo non giustifica, no? Non solo dall'autorità dello Stato, ma anche dal giudizio degli altri, dall'opinione pubblica. Opinione pubblica che spesso attraverso i media e i giornali esercita questa forma di oppressione. Il mio assunto è che tanto la libertà di parola, no, quanto e soprattutto in realtà la libertà di stampa possono essere, non sono diritti assoluti, ma possono essere limitati ogni qualvolta dal loro esercizio possa derivare una lesione dell'interesse dell'individuo alla realizzazione di sé che non sia giustificato da un interesse collettivo. No, ripeto, ciò riguarda l'informazione personale, non mi occupo in questo contesto della diffusione di idee, di opinioni, in quell'ambito credo che raramente e forse mai si possa sostenere che vi sia un interesse collettivo che è contrario alla diffusione di idee e teorie, però appunto è un altro problema, non intendo occuparmi di questo problema. Né da filosofo non mi occupo tanto di questioni di efficacia. Nella misura in cui io sostengo e sosterrò e cercherò di argomentare sostenendo che si debba difendere il diritto alla privacy di chi si candida a ricoprire cariche pubbliche o di chi le ricopre, no, non sono tanto interessato agli aspetti tecnici di come garantirlo. Può anche essere che non sia possibile garantire pienamente questo diritto. Io credo che ci siano delle possibilità, che si possano ricorrere alle sanzioni, togliere autorizzazioni, chiudere, no, testate che non rispettino delle regole che la comunità ha ritenuto essere giustificate. Eppure, anche non fosse possibile garantire appieno questo diritto, no, si può operare una riduzione del danno, forse qualcosa si può fare, e nella misura in cui lo si può fare, lo si dovrebbe fare.
La tesi che difenderò è quella per cui i cittadini hanno diritto di conoscere delle persone che si candidano a ricoprire cariche pubbliche o che li ricoprono, solo ciò che queste persone hanno fatto, no? O si impegnano a fare nell'esercizio delle mansioni associate alle cariche che ricoprono, cioè nell'esercizio delle prerogative connesse a queste cariche. Inoltre, quindi questo ovviamente è di interesse collettivo, io ho interesse di sapere che cosa una persona che si carica di coprire una carica ha intenzione di fare, e a maggior ragione ho il diritto di sapere che cosa farà una volta che ricopre questa carica nell'esercizio di tutte le sue funzioni, le funzioni connesse alla carica. Non solo, vi è chiaramente un interesse collettivo a sapere, a conoscere tutte quelle informazioni, no, che magari riguardano anche la vita personale o privata della persona, no, ma che in qualche modo possono suggerire un abuso di potere, un abuso della funzione che la persona ricopre. Faccio un esempio, no? Il fatto che una persona abbia una relazione affettiva, sessuale, di qualche altro tipo con un'altra persona, nella misura in cui questa persona è un soggetto privato, che non beneficia in alcun modo, no, di privilegi concessi dall'autorità pubblica, no? Non c'è nessun favore della persona che ricopre la carica nei confronti di quest'altra persona, la relazione che sussiste tra queste due persone dovrebbe essere protetta dal diritto alla privacy. Nella misura in cui questa persona viene essa stessa a ricoprire una carica pubblica, magari su indicazione, su elezione o anche in modo diretto, no, indicata per quella carica dalla persona che ricopre la carica e con cui ha una relazione, allora l'esistere di una relazione è rilevante. È rilevante, non significa che la persona abbia ottenuto quella posizione non per merito personale, ma sicuramente, no, la collettività ha un interesse di conoscere la cosa per poter giudicare se la persona è meritevole di quella posizione o meno, no? Quindi questo. Quindi esercizio della carica, abuso di potere, ci sono poi una serie di altre questioni che mi pongono dei problemi rispetto alle quali non ho una chiara posizione. Ad esempio, conflitto di interessi, no? Quando possiamo realmente parlare di conflitto di interessi e in che misura, no, informazioni personali sono rilevanti se potrebbero prefigurare un conflitto di interessi? Vi faccio due esempi, no? Due esempi a cui intuitivamente io darei delle risposte diverse, però questo mi crea un problema. Il primo esempio è la persona, il parlamentare, no, omosessuale, no, che vota, no, o deve decidere come votare per una legislazione sul matrimonio egalitario. Il suo orientamento sessuale è rilevante rispetto a questo voto? C'è un conflitto di interessi, no, che giustifica il fatto che l'orientamento sessuale di questa persona divenga di pubblica conoscenza o meno? Io tendenzialmente direi di no in questo caso, no? Mi sembra che ciò che è rilevante è la giustificazione della decisione di votare in un senso o in un altro rispetto alla questione. Altra questione rispetto alla quale invece ho qualche dubbio in più, no? Parlamentari che sono in attesa di giudizio, che hanno dei processi pendenti e il Parlamento discute della possibilità di una norma che accorcia i termini di prescrizione o... Qual è il punto? Nel senso che ovviamente anche questa norma può essere giustificata con degli argomenti, no, che possono essere favorevoli o contrari a prescindere dal caso specifico. Però, quindi, questo lo butto lì, è un problema, cioè bisogna trovare il criterio per individuare la distinzione tra questi due casi. Un'altra questione su cui ho qualche dubbio, però anche qualche intuizione un po' più sicura, è la questione se la collettività abbia un diritto a conoscere non solo non quegli aspetti della vita privata, della condotta di una persona che non costituiscono degli illeciti e che non sono rilevanti per la collettività, per cui la collettività ritenga non abbia un interesse rilevante, no? Che dovrebbero essere protetti, ma ad esempio il passato, un passato degli illeciti commessi in passato da una persona non nell'esercizio della funzione, che sono valsi a questa persona ad esempio una condanna che è stata poi scontata. Intuitivamente io direi no, la collettività non ha diritto ad avere questa informazione. Concedere alla collettività questo diritto, ritenere che la collettività abbia un interesse collettivo a conoscere, no, il passato, il fatto che una persona abbia commesso un reato in passato, significa in realtà aggiungere alla pena scontata una pena, no, eterna, no, l'idea che la persona alla pena che ha scontato si aggiunga questa pena
dell'immagine, no? Che in qualche modo riduce le possibilità o potrebbe creare delle difficoltà alla persona, quindi è una sorta di accanimento sanzionatorio. Però ammetto che anche questa questione è un po' delicata e si potrebbe discutere. Quali sono gli argomenti per cui ritengo che la persona che si candida a ricoprire cariche pubbliche o che le ricopre dovrebbe essere tutelata da un forte diritto alla privacy? Sono sostanzialmente tre. Da un certo punto di vista è il diritto della persona ad avere opportunità di ricoprire cariche pubbliche, no? La persona che in una società omofoba o no, desidera accedere ad una carica pubblica ha il diritto di avere la stessa possibilità, omosessuale ovviamente, ha il diritto di avere la stessa opportunità di accedere a quella carica che ha una persona eterosessuale e di non vedere questa sua opportunità ridotta, no, dal giudizio di una collettività omofoba che non si sentirebbe adeguatamente rappresentata da una persona omosessuale. Tutti gli strumenti che quindi tutelano la persona omosessuale che scelga di non fare della propria visibilità una battaglia, che è una cosa lodevole, che produce molti effetti benefici, ma che non può diventare un obbligo, no, ha diritto a vedersi la propria vita privata tutelata da questo diritto alla privacy. Quindi il primo argomento è un argomento che mira a tutelare, no, le opportunità dell'individuo che vedrebbe le proprie opportunità ridotte qualora si venisse a conoscenza di fattori che non costituiscono magari neppure degli illeciti, che riguardano la sua sfera, la sua vita privata, il suo passato, il suo presente, no, e che non sono di immediato interesse collettivo. Il secondo argomento è un argomento per cui, no, non solo l'individuo ha un interesse a salvaguardare queste opportunità, ma la collettività stessa ha un interesse che persone meritevoli e capaci che potrebbero essere esercitare nell'interesse della collettività le funzioni associate a una carica pubblica e possano concorrervi senza dover rinunciare a una vita privata o senza doversi esporre a una gogna mediatica per la propria vita privata. Cioè l'esistenza, no, una mancata tutela della privacy espone molte persone che potrebbero, no, candidarsi a ricoprire cariche pubbliche e farlo degnamente a scegliere tra vita privata e vita pubblica, no? E questo è un costo che paga l'individuo ma che paga anche la collettività. Da ultimo, l'idea è che la collettività stessa ha un interesse collettivo che le persone che occupano cariche pubbliche siano scelte sulla base di informazioni rilevanti e non sulla base dei pregiudizi dei cittadini, no? Non vi è un interesse collettivo che il cittadino abbia accesso a quell'informazione che effettivamente è rilevante per scegliere il candidato e chi occuperà una carica pubblica sulla base delle competenze, no, che dimostreranno la capacità di questo individuo di ricoprire con beneficio per la collettività quella carica pubblica. Nella misura in cui possiamo realisticamente immaginare che il voto dei cittadini, no, allorché venissero in possesso di informazioni irrilevanti, potrebbero non di meno condizionarne il voto, allora l'idea è che questo sia una giustificazione per proteggere queste informazioni dall'accesso dei cittadini, per garantire una scelta dell'elettorato che sia effettivamente conforme a quello che è l'interesse della collettività e non al pregiudizio diffuso della cittadinanza. Cosa c'è dietro a questo argomento? Dietro a questo argomento c'è un'idea di una distinzione tra la politica e la morale, tra la sfera pubblica e la sfera privata. L'idea che una persona possa essere un ottimo politico, un ottimo rappresentante, no? Anche se è una pessima persona o se è anche solo una persona che non si conforma a quelli che sono i valori, gli stili di vita, no, della maggioranza della popolazione, sulla base dell'idea che l'uomo politico di fatto sia un rappresentante, sia un delegato, e la funzione dell'uomo politico sia esattamente quella di promuovere nel modo più efficace possibile, no, gli interessi della collettività, ma e soprattutto gli interessi delle persone che l'hanno eletto a ricoprire quel ruolo. Di conseguenza non è neanche necessario che la persona che ricopre una carica pubblica sia convinta della bontà delle misure che sostiene politicamente, nella misura in cui quelle sono le misure che chi gli ha dato il mandato, no, vuole che vengano realizzate efficacemente.
Non è neanche necessario che questa persona si comporti nella vita privata in modo coerente con quelli che sono i principi che ne informano l'azione di governo. Sono due cose distinte. È del tutto irrilevante che una persona che si opponga al riconoscimento del matrimonio omosessuale sia un omosessuale. La coerenza può essere una virtù privata, ma non è un interesse pubblico. Spetta a ciascun cittadino, no, sistemare i propri conflitti interiori con se stesso. Il punto per chi ricopre una carica pubblica è se questa persona sia effettivamente in grado di portare avanti efficacemente il programma che, per cui è stata votata. No? Quindi l'idea è demoralizzare il ruolo politico, quantomeno distinguere tra una moralità politica e pubblica e una moralità privata. Direi che mi fermo qua. La professoressa Maria Cristina De Cicco e Agostina Latino per questo invito a essere qua, sono molto contento e vorrei anche scusarmi col professor Sandro Di Minco perché non sono sicuro che riuscirò a trattenermi a ascoltare interamente il suo intervento. Spero neanche che loro sono sicuri, questo che sarebbe meglio. Okay. La ragione per cui io sono qui a questo tavolo risale ad un piccolo saggio che ho scritto qualche anno fa, quasi un divertimento, che si intitolava Il diritto alla verità e la libertà di mentire. Era un piccolo saggio che ho scritto nell'ambito di un progetto di ricerca su verità e politica, un po' infastidito in realtà dalla verità, che è un concetto che per me ha sempre avuto un po' un sapore un po' assolutistico, un po' totalitario. Cioè, se riconosco che la tendenza alla ricerca della conoscenza è un tratto costitutivo della natura umana, l'appello alla verità, la pretesa di verità, in realtà mi fa scattare sempre un po' il campanello d'allarme. Quindi in quel saggio sostenevo la seguente tesi, che poi cercherò invece di articolare meglio nell'intervento di oggi, considerando un caso specifico. La tesi che sostenevo era che non esista un diritto generale alla verità, cioè un diritto di ciascuno nei confronti di tutti gli altri e che abbia per oggetto qualsiasi tipo di verità, ma che esistano solo dei diritti speciali alla verità, che sono speciali in due sensi: sono diritti nei confronti di persone particolari, no, che hanno un obbligo di verità nei nostri confronti, e sono diritti che hanno per oggetto delle verità particolari, quindi non qualsiasi verità. Partendo da quest'idea che quindi il diritto alla verità non sia un diritto generale, ma un diritto speciale con una doppia limitazione, arrivavo a sostenere che addirittura fosse che ci fosse una libertà di mentire per proteggere il proprio diritto alla il proprio diritto a non dire la verità, sulla base dell'idea che la distinzione che spesso si propone tra menzogna ed omissione è una distinzione che all'atto pratico non regge. In concreto, omettere, rifiutarsi di rispondere a una domanda significa rispondere a una domanda, verrà molto spesso, dato il contesto, interpretato dall'interlocutore come un'affermazione di colpa. Quindi l'idea che l'omissione costituisca un'alternativa alla menzogna, in concreto, è un'idea che non regge nell'esperienza pratica. Quello che intendo considerare oggi è, facendo un po' quello che è uno dei ruoli principali del filosofo, cioè quello di provocare, di mettere in discussione delle idee spesso date per scontato, è mettere in discussione l'idea che la pretesa dei cittadini di conoscere, no, tutto, quasi tutto, rispetto a chi si candida a ricoprire delle cariche pubbliche o a chi ricopre di fatto delle cariche pubbliche. Cioè vorrei provare a mettere in discussione l'idea che se una persona ricopre una carica pubblica o si candida a ricoprire una carica pubblica, rinuncia in ampia parte al proprio diritto alla privacy. E vorrei cercare di sostenere che se in parte questo è vero, no? È vero solo in una parte molto limitata, e che in realtà anzi bisognerebbe dedicare uno sforzo enorme per proteggere le persone che si candidano a ricoprire cariche pubbliche o che ricoprono cariche pubbliche, questa pretesa di verità dei cittadini che spesso è infondata e non corrisponde a nessun interesse collettivo, anzi ha degli effetti controproducenti. Quindi il mio intervento, in realtà ci troviamo di fronte a questo problema in parte per gli sviluppi tecnologici di cui abbiamo sentito numerosamente parlare nel corso di questa giornata, e mi viene da dire che viste le difficoltà a garantire un diritto all'oblio, forse
bloccare l'informazione a monte, cioè evitare che un'informazione venga inserita in questo meccanismo da cui poi pare praticamente impossibile rimuoverla, potrebbe essere una soluzione. Quindi diciamo che il mio intervento tende a legittimare un intervento che agisce a monte, alla fonte, no, rispetto a questo diritto. E in parte questa, il problema con cui mi confronto è un problema che dipende da una sorta di erosione sempre più forte di quella distinzione tra pubblico e privato che un tempo invece aveva un certo valore, in parte perché non esistevano tutte quelle tecnologie che ci consentono di invadere così fortemente la privacy delle persone, spesso con il loro consenso, ma in parte anche per una cambiata pretesa, no? Cioè diciamo che la distinzione pubblico-privato è stata anche giustamente messa in discussione nei decenni passati per ragioni diverse, penso allo slogan femminista per cui il personale o il privato è politico. No, secondo me si è passati un po' troppo la linea e forse sarebbe opportuno ritornare, recuperare, magari ridefinendola, questa distinzione tra una dimensione pubblica e una dimensione privata. Quindi parlerò sostanzialmente di diritto all'informazione, di libertà di informare, di diritto alla privacy e in extremis anche alla libertà di mentire per difendere la propria privacy. È rilevante questa cosa perché spesso, volentieri, un po' retoricamente e insinceramente, quando parliamo di casi di cronaca in cui è successo qualcosa, solitamente qualcosa che riguarda la sfera affettiva o sessuale delle persone, no? E si dice ma no, ma il problema non è, no, quello che è accaduto, il problema è che ha mentito pubblicamente, che ha negato il fatto, no? Quindi c'è quest'idea che chi ricopre una carica pubblica non possa negare neanche un fatto che in realtà il pubblico non aveva forse nessun diritto di conoscere o nessun diritto di sapere. No, quindi in questo senso ancora una volta la libertà di mentire e il diritto alla privacy sono strettamente connessi. Cosa intendo per diritto alla privacy? Per diritto alla privacy intendo un diritto che nella misura in cui esiste limita la libertà delle altre persone di raccogliere, registrare e diffondere informazioni, incluse immagini, che hanno a che fare con delle persone. Quindi il diritto alla privacy riguarda un tipo specifico di informazione, che è l'informazione personale, non riguarda le opinioni impersonali, non riguarda le idee, non riguarda la conoscenza, riguarda dati personali, informazioni che riguardano le persone, i soggetti. La tesi che intendo sostenere è che il diritto alla privacy non sia un diritto fondamentale nel senso della giustificazione, ma sia un diritto al pari del diritto alla proprietà personale, alla proprietà privata, che può essere giustificato come necessario, strumentale al godimento di altri diritti fondamentali e in particolare come la privacy abbia un ruolo importante nel tutelare il diritto di ogni individuo all'eguaglianza, all'uguale opportunità di perseguire la propria felicità a proprio modo, secondo il proprio progetto di vita, secondo i propri valori. La proprietà personale può essere in parte giustificata partendo da questo diritto e allo stesso, secondo me, vale per il diritto alla privacy. Il problema è poi sostanzialmente quello già denunciato da John Stuart Mill nel saggio sulla libertà, cioè quello di tentare di difendere l'individuo da quelle forme di pressioni che derivano dall'opinione pubblica, no? Dal giudizio della maggioranza, quindi tutelare e proteggere il diritto dell'individuo di vivere la propria vita a modo proprio senza incorrere in dei costi ingiustificati, che l'interesse collettivo non giustifica, no, non solo dall'autorità dello Stato ma anche dal giudizio degli altri, dall'opinione pubblica. Opinione pubblica che spesso attraverso i media e i giornali esercita questa forma di oppressione. Il mio assunto è che tanto la libertà di parola, no, quanto e soprattutto in realtà la libertà di stampa possono essere, non sono diritti assoluti, ma possono essere limitati ogni qualvolta dal loro esercizio possa derivare una lesione dell'interesse dell'individuo alla realizzazione di sé che non sia giustificato da un interesse collettivo. No, ripeto, ciò riguarda l'informazione personale, non mi occupo in questo contesto della diffusione di idee, di opinioni, in quell'ambito credo che raramente e forse mai si possa sostenere che vi sia un interesse collettivo che è contrario alla diffusione di idee e teorie, però appunto è un altro problema, non intendo occuparmi di questo problema. Né da filosofo non mi occupo tanto di questioni di efficacia,
nella misura in cui io sostengo e sosterrò e cercherò di argomentare sostenendo che si debba difendere il diritto alla privacy di chi si candida a ricoprire cariche pubbliche o di chi le ricopre, non sono tanto interessato agli aspetti tecnici di come garantirlo. Può anche essere che non sia possibile garantire pienamente questo diritto. Io credo che ci siano delle possibilità, che si possano ricorrere alle sanzioni, togliere autorizzazioni, chiudere testate che non rispettino delle regole che la comunità ha ritenuto essere giustificate. Eppure, anche non fosse possibile garantire appieno questo diritto, si può operare una riduzione del danno. Forse qualcosa si può fare, e nella misura in cui lo si può fare, lo si dovrebbe fare. La tesi che difenderò è quella per cui i cittadini hanno diritto di conoscere delle persone che si candidano a ricoprire cariche pubbliche o che li ricoprono, solo ciò che queste persone hanno fatto, o si impegnano a fare nell'esercizio delle mansioni associate alle cariche che ricoprono, cioè nell'esercizio delle prerogative connesse a queste cariche. Inoltre, quindi questo ovviamente è di interesse collettivo, io ho interesse di sapere che cosa una persona che si carica di coprire una carica ha intenzione di fare, e a maggior ragione ho diritto di sapere che cosa farà una volta che ricopre questa carica nell'esercizio di tutte le sue funzioni, le funzioni connesse alla carica. Non solo, vi è chiaramente un interesse collettivo a sapere, a conoscere tutte quelle informazioni che magari riguardano anche la vita personale o privata della persona, ma che in qualche modo possono suggerire un abuso di potere, un abuso della funzione che la persona ricopre. Faccio un esempio, il fatto che una persona abbia una relazione affettiva, sessuale, di qualche altro tipo con un'altra persona, nella misura in cui questa persona è un soggetto privato, che non beneficia in alcun modo di privilegi concessi dall'autorità pubblica, non c'è nessun favore della persona che ricopre la carica nei confronti di quest'altra persona, la relazione che sussiste tra queste due persone dovrebbe essere protetta dal diritto alla privacy. Nella misura in cui questa persona viene essa stessa a ricoprire una carica pubblica, magari su indicazione, su elezione o anche in modo diretto, indicata per quella carica dalla persona che ricopre la carica e con cui ha una relazione, allora l'esistere di una relazione è rilevante. È rilevante, non significa che la persona abbia ottenuto quella posizione non per merito personale, ma sicuramente la collettività ha un interesse di conoscere la cosa per poter giudicare se la persona è meritevole di quella posizione o meno. Quindi questo. Quindi esercizio della carica, abuso di potere, ci sono poi una serie di altre questioni che mi pongono dei problemi rispetto alle quali non ho una chiara posizione. Ad esempio, conflitto di interessi. Quando possiamo realmente parlare di conflitto di interessi e in che misura informazioni personali sono rilevanti se potrebbero prefigurare un conflitto di interessi? Vi faccio due esempi, due esempi a cui intuitivamente io darei delle risposte diverse, però questo mi crea un problema. Il primo esempio è la persona, il parlamentare, omosessuale, che vota, o deve decidere come votare per una legislazione sul matrimonio egalitario. Il suo orientamento sessuale è rilevante rispetto a questo voto? C'è un conflitto di interessi che giustifica il fatto che l'orientamento sessuale di questa persona divenga di pubblica conoscenza o meno? Io tendenzialmente direi di no in questo caso. Mi sembra che ciò che è rilevante è la giustificazione della decisione di votare in un senso o in un altro rispetto alla questione. Altra questione rispetto alla quale invece ho qualche dubbio in più, Parlamentari che sono in attesa di giudizio, che hanno dei processi pendenti, e il Parlamento discute della possibilità di una norma che accorcia i termini di prescrizione o... Qual è il punto? Nel senso che ovviamente anche questa norma può essere giustificata con degli argomenti che possono essere favorevoli o contrari, a prescindere dal caso specifico. Però, quindi, questo lo butto lì, è un problema, bisogna trovare il criterio per individuare la distinzione tra questi due casi. Un'altra questione su cui ho qualche dubbio, però anche qualche intuizione un po' più sicura, è la questione se la collettività abbia un diritto a conoscere non solo
quegli aspetti della vita privata, della condotta di una persona che non costituiscono degli illeciti e che non sono rilevanti per la collettività, per cui la collettività ritengono non avere un interesse rilevante, no? Che dovrebbero essere protetti. Ma ad esempio il passato, un passato degli illeciti commessi in passato da una persona non nell'esercizio della funzione che sono valsi a questa persona ad esempio una condanna che è stata poi scontata. Intuitivamente io direi no, la collettività non ha diritto ad avere questa informazione. Concedere alla collettività questo diritto, ritenere che la collettività abbia un interesse collettivo a conoscere, no, il passato, il fatto che una persona abbia commesso un reato in passato, significa in realtà aggiungere alla pena scontata una pena, no, eterna, no, l'idea che la persona alla pena che ha scontato si aggiunga a questa pena dell'immagine, no, che in qualche modo riduce le possibilità o potrebbe creare delle difficoltà alla persona. Quindi è una sorta di accanimento sanzionatorio. Però ammetto che anche questa questione è un po' delicata e si potrebbe discutere. Quali sono gli argomenti per cui ritengo che la persona che si candida a ricoprire cariche pubbliche o che le ricopre dovrebbe essere tutelata da un forte diritto alla privacy? Sono sostanzialmente tre. Da un certo punto di vista è il diritto della persona ad avere opportunità di ricoprire cariche pubbliche, no? La persona che in una società omofoba o no, desidera accedere ad una carica pubblica ha il diritto di avere la stessa possibilità, omosessuale ovviamente, ha il diritto di avere la stessa opportunità di accedere a quella carica che ha una persona eterosessuale e di non vedere questa sua opportunità ridotta, no, dal giudizio di una collettività omofoba che non si sentirebbe adeguatamente rappresentata da una persona omosessuale. Tutti gli strumenti che quindi tutelano la persona omosessuale che scelga di non fare della propria visibilità una battaglia, che è una cosa lodevole, che produce molti effetti benefici, ma che non può diventare un obbligo, no, ha diritto a vedersi la propria vita privata tutelata da questo diritto alla privacy. Quindi il primo argomento è un argomento che mira a tutelare, no, le opportunità dell'individuo che vedrebbe le proprie opportunità ridotte qualora si venisse a conoscenza di fattori che non costituiscono magari neppure degli illeciti che riguardano la sua sfera, la sua vita privata, il suo passato, il suo presente, no, e che non sono di immediato interesse collettivo. Il secondo argomento è un argomento per cui, no, non solo l'individuo ha un interesse a salvaguardare queste opportunità, ma la collettività stessa ha un interesse che persone meritevoli e capaci che potrebbero essere esercitare nell'interesse della collettività le funzioni associate a una carica pubblica possano concorrervi senza dover rinunciare a una vita privata o senza doversi esporre a una gogna mediatica per la propria vita privata. Cioè l'esistenza, no, una mancata tutela della privacy espone molte persone che potrebbero, no, candidarsi a ricoprire cariche pubbliche e farlo degnamente a scegliere tra vita privata e vita pubblica. No? E questo è un costo che paga l'individuo ma che paga anche la collettività. Da ultimo, l'idea è che la collettività stessa ha un interesse collettivo che le persone che occupano cariche pubbliche siano scelte sulla base di informazioni rilevanti e non sulla base dei pregiudizi dei cittadini, no? Non vi è un interesse collettivo che il cittadino abbia accesso a quell'informazione che effettivamente è rilevante per scegliere il candidato e chi occuperà una carica pubblica sulla base delle competenze, no, che dimostreranno la capacità di questo individuo di ricoprire con beneficio per la collettività quella carica pubblica. Nella misura in cui possiamo realisticamente immaginare che il voto dei cittadini, no, allorché venissero in possesso di informazioni irrilevanti, potrebbero non di meno condizionarne il voto, allora l'idea è che questo sia una giustificazione per proteggere queste informazioni dall'accesso dei cittadini, per garantire una scelta dell'elettorato che sia effettivamente conforme a quello che è l'interesse della collettività e non al pregiudizio diffuso della cittadinanza. Cosa c'è dietro a questo argomento? Dietro a questo argomento c'è un'idea di una distinzione tra la politica e la morale, tra la sfera pubblica e la sfera privata. L'idea che una persona possa essere un ottimo
politico, un ottimo rappresentante, no? Anche se è una pessima persona o se è anche solo una persona che non si conforma a quelli che sono i valori, gli stili di vita, no? Della maggioranza della popolazione, sulla base dell'idea che l'uomo politico di fatto sia un rappresentante, sia un delegato, e la funzione dell'uomo politico sia esattamente quella di promuovere nel modo più efficace possibile, no? gli interessi della collettività, ma e soprattutto gli interessi delle persone che l'hanno eletto a ricoprire quel ruolo. Di conseguenza non è neanche necessario che la persona che ricopre una carica pubblica sia convinta della bontà delle misure che sostiene politicamente, nella misura in cui quelle sono le misure che chi gli ha dato il mandato, no, vuole che vengano realizzate efficacemente. Non è neanche necessario che questa persona si comporti nella vita privata in modo coerente con quelli che sono i principi che ne informano l'azione di governo. Sono due cose distinte. È del tutto irrilevante che una persona che si opponga al riconoscimento del matrimonio omosessuale sia un omosessuale. La coerenza può essere una virtù privata, ma non è un interesse pubblico. Spetta a ciascun cittadino, no, sistemare i propri conflitti interiori con se stesso. Il punto per chi ricopre una carica pubblica è se questa persona sia effettivamente in grado di portare avanti efficacemente il programma per cui è stata votata, no? Quindi l'idea è demoralizzare il ruolo politico, quantomeno distinguere tra una moralità politica e pubblica e una moralità privata. Direi che mi fermo qua.